Intanto facciamo i complimenti per la seconda vittoria consecutiva e per aver visto un Pescara che è diverso rispetto a quello di inizio anno, non subisce più con quella facilità, è più operaio, più da Serie C, anche se forse poteva uscire un po' meglio dalla pressione della Pistoiese. Sì, detto bene lei, però anche prima io sapevo che prima o poi avremmo trovato la quadra, anche dal punto di vista difensivo. Buona partita, discreta, complessivamente una vittoria che abbiamo meritato. Poi inizio del secondo tempo mi è piaciuto poco perché un po' di frenesia nell'uscire dalla pressione della Pistoiese. In quel momento avevamo anche spazi e potevamo fare meglio. Sono stati necessari dei cambi che sono entrati molto bene in partita, giocatori anche più adatti in quel momento davanti, dico, a quel tipo di gara. Abbiamo fatto il 2-0 e questo ci ha dato ancora più consapevolezza. Abbiamo fatto una buona partita, però è chiaro che dobbiamo migliorare su alcuni aspetti che, come ha detto lei, bisogna avere una migliore capacità di uscire dalla pressione degli altri. Ecco, mi ha anticipato la domanda sui cambi perché le volevo fare i complimenti per come ha cambiato l'inerzia della partita, gliela faccio dopo. Allora, perché adesso volevo, riagganciandomi a quanto ha detto lei, chiedere come ha trovato questa quadra in fase difensiva. È stato necessario il passaggio alla linea difensiva a 4 al centrocampo a 3 per dare delle certezze ai giocatori o altro? No, ma come ho detto prima, noi non abbiamo mai precedentemente preso gol perché eravamo scoperti, perché eravamo disequilibrati, perché eravamo i due centrocampisti. Abbiamo preso gol per errori individuali, per cattive interpretazioni, per letture sbagliate, a volte anche per situazioni veramente sfigate, perché insomma abbiamo fatto dei rigori che non dovevamo fare. Abbiamo fatto anche delle autoreti o dei tiri deviati che non dovevamo fare. Adesso siamo un po' più tranquilli. Forse questo gruppo inizialmente ha cercato di lottare per un obiettivo, probabilmente per il livello e per la crescita di questo gruppo in quel momento, forse un po' troppo elevato. Adesso c'è maggiore consapevolezza e poi anch'io, di cui, come ho detto prima, assumo tutti i demeriti precedenti. Tante volte nel passato, pur non vedendo in allenamento i necessari riscontri, ho dato scelte e possibilità di cui poi in qualche modo mi sono pentito, però come ho detto anche la settimana scorsa, io non abbandono nessuno perché avremo bisogno di tutti, perché c'è un campionato. Però qualche scelta ora sembra definitiva. Manca Ma poco al 22 dicembre. è normale, voglio dire, in questo gruppo tutti hanno avuto le chance per giocare, non c'è nessuno che può Quindi dire. Galano e Marilungo out No, ma non lo definitivi. so, Galano e Marilungo fanno parte del contesto, ce ne sono tanti altri, Frascatore, tutti sono tutti ragazzi ottimi, ottimi professionisti, perché tra l'altro questo è pure un ottimo gruppo formato da tutti ragazzi per bene. Niente, andiamo avanti, insomma. Le chiedo una cosa prima di dare la linea allo studio. Seconda partita consecutiva di Diambo, che anche oggi nel primo tempo ha fatto una buona partita, anche se poi su alcune situazioni era un po' troppo lezioso e lei si è arrabbiato dalla panchina. Quanto è difficile tenere fuori un giocatore della personalità e della qualità di Lady Mmusha, che è anche il capitano della squadra? Ma intanto Memuscià è entrato e ha dato un grande esempio a tutti perché è stato collaborativo, è venuto sotto palla, si è preso anche delle responsabilità in quel momento di fronte alla pressione della Pistoiese, gestendo bene la palla. Quelli sono gli esempi positivi. Giambo è un giocatore giovane, discontinuo, c'ha qualità, deve resettare queste due partite e deve soltanto analizzare. Perché così soltanto cambiano poi le prestazioni. Chi riesce a mettere da parte i propri lati deboli, ognuno di noi ha dei lati deboli o ha delle cose che non vanno bene, riesce a far prevalere invece le proprie qualità, le proprie positività e gli aspetti migliori di queste qualità, allora fa salire il livello della prestazione. Chi si inceppa e si va a mettere in situazioni in cui non ha qualità, diventa peggiore la prestazione, è questo. Quindi bisogna acquisire continuità. Giambo è uno che deve acquisire continuità. Allora, io le do l'auricolare per una domanda da studio, nel frattempo che mette l'auricolare le faccio l'ultima io. Non mi dirà nomi di mercato perché mancano ancora due partite, però facciamo un patto, non le chiedo nomi, però mi dice una caratteristica che cerca nel mercato. Una No, lo so, io caratteristica. faccio l'allenatore, ho sempre allenato i giocatori che mi hanno Però una dato. caratteristica che le farebbe piacere avere. Me lo può dire, dai, una caratteristica. Qualsiasi allenatore, giocatori che abbiano corsa, forza, tecnica, struttura, questo è troppo ovvio, è troppo banale dire. Lewandowski va bene. Ah, Lewandowski,
si fa le risate. Studio. No, io volevo fare una domanda al mister, intanto complimenti per la vittoria, perché questa è una partita, è stata una partita sporca, una partita di sacrificio, e il calcio di Serie C, averla vinta è sicuramente un grande merito. Sicuramente nel primo tempo la squadra ha destato una buonissima impressione, nella ripresa lei diceva sì, probabilmente non siamo riusciti a uscire col fraseggio dalla, diciamo, a superare la prima linea del pressing avversario. In questi casi si potrebbe anche magari scavalcare il centrocampo e accorciare. È mancato questo? Come seconda opzione? No, questo abbiamo abusato di questo, soprattutto inizio del secondo tempo abbiamo abusato di queste situazioni in cui abbiamo scavalcato il centrocampo, invece non va fatto. Sono due modi per evitare l'aggressione degli avversari: butti la palla avanti e fai stile rugby, vai a giocare sulla seconda palla, ma produci poco, tranne che gli avversari non dormono buttando la palla avanti. È un altro modo invece quello di evitare l'aggressione attraverso il fraseggio, attraverso la collaborazione, attraverso il gioco sullo stretto, perché poi dopo si aprono gli spazi. Questa parte qui di partita la dobbiamo interpretare meglio, perché anche a Grosseto è stata così.